Grande successo per la mostra dei frutti antichi della Garfagnana che si è tenuta a Castelnuovo sotto il loggiato Porta. L'esposizione, che ha raccontato le tradizioni molto lontane dai giorni nostri, nel passato erano migliaia le tonnellate di mele che venivano caricate sul treno per raggiungere le città. Oggi molte di quelle varietà sono state salvate grazie ai progetti mirati dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, ex Unità Montana. In esposizione oltre 300 frutti, un centinaio provenienti dal centro regionale La Piana di Camporgiano. Qui abbiamo una bella raccolta e esprime bene anche quella che è la cultura del nostro territorio, perché i frutti raccontano la storia di un territorio e abbiamo voluto portare anche appunto il frutto del nostro lavoro che svolgiamo su al centro La Piana di raccolta e conservazione sia di frutti che di vitigni, di cui qui c'è un bel esemplare. La manifestazione, organizzata da Comune e Unione dei Comuni, ha visto la collaborazione anche degli autieri, che nel corso dei due giorni hanno rievocato la realizzazione del succo di mele, proprio come veniva fatto una volta. Il ricavato delle offerte dell'iniziativa ha permesso di incassare quasi 1000 euro a favore dei terremotati. La parte più numerosa dei frutti in esposizione è il risultato della conoscenza e della ricerca di Ivo Poli, che da oltre 30 anni ha selezionato e salvato alcune specie fruttifere che forse oggi sarebbero scomparse.